Buonasera, io non posso dire, grazie per avermi aspettato, ma mi avevano segnato le 5.000. Io sono stato molto felice della proposta che mi è stata fatta di contribuire a questa serie di conferenze che danno un'immagine della città e della regione per me sconosciuta, quindi sono qua a imparare. Città degli enigmi, città di simboli e di misteri che cominciarono a svelare oggi con la conferenza del collega Bacchelli e che sicuramente ci farà penetrare dentro chissà quali misteri. Quindi ascoltiamo e dopo eventualmente faremo degli interventi per chiedere spiegazioni di cose che non abbiamo sicuramente, io non ho capito. Prego. Allora, dunque, qui c'è scritto simboli ermetici, sapienza antica, la voglia della Bologna limitata, 500, devo rettificare. Io, siccome il 9 ottobre avrete una bellissima conferenza della mia collega Marita Angelini sul Bocchi, cioè su quello che ha scritto poi e pubblicato nel 1555, forse il libro di emblemi più bello del Rinascimento italiano, quando se ne c'è qui l'emblema lanciato, e lei vi parlerà della situazione bolognese della metà del Cinquecento, ebbene che io parli dell'antefatto di ciò che c'è prima di Achille Bocchi, di ciò che ha fatto per questa sapienza simbolica e emblematica, forse il dimenticato e pittoresco maestro di Achille Bocchi, Giovanni Battista Pio. E di cosa succede a Bologna tra la fine del 400 e l'inizio del 500? Questa tendenza di questo umanesimo a fare diversamente dall'umanesimo veneziano, ma soprattutto dall'umanesimo fiorentino, di produrre una letteratura che è anche il tentativo di traduzione in un simbolo visivo di un concetto. Ed è per questo anche che Bologna, non Firenze, è la prima città in cui si traduce all'inizio del Cinquecento quella stranissima opera, è un'opera di un sacerdote egiziano, si finge opera di un sacerdote egiziano, l'opera di Oracollo, gli eroglifica di Oracollo, la traduce uno scolaro del Beroaldo, il Fasanini. Dico Bologna e non Firenze perché sostanzialmente i primi a creare la moda dell'Egitto sono Marsilio Ficino, ma traducendo vasti passi per l'edizione di Aldo del 1497 del De Mysteris Egiziorum di Giamblico, dove ci sono dei testi importantissimi per tutta la cultura europea, per due cose soprattutto, per il silenzio, per la teurgia, cioè la possibilità stranissima per gli uomini di avere potere sui pleromi superiori con alcuni riti, per cui gli uomini possono costringere gli dèi, e poi per altre cose, nel De Mysteris di Giamblico c'è questo sacerdote egiziano che dice: voi greci non capite nulla, noi egiziani siamo più antichi, abbiamo conosciuto gli dèi, dice, e quindi che è direi anche una bella tirata contro qualsiasi sciovinismo nazionale, perché poi l'egiziano stesso si offre di aprirsi anche a tutti gli altri saperi di tutte le altre nazioni, i fenici, i babilonesi, eccetera, eccetera. Però per quanto riguarda dei codici fiorentini, nella collezione antica di Lorenzo e di Piero il Dottoso, c'erano già i ieroglifica di Oracollo. È strano quanto questo ieroglifica di Oracollo siano riemersi in periodo bizantino, cioè nel momento
nel momento del disastro per la scuola bizantina, che è l'impero latino, e il sacro poi l'impero latino, e poi il restauro dell'impero nel 1261, dà luogo in età paleologa a alcuni gusti letterari che condizioneranno il nostro umanesimo. In fondo gli umanisti bizantini di età paleologa hanno già i gusti neoplatonici, ermetici dell'umanesimo italiano. Sono i discendenti loro che li attaccano agli italiani. Quindi, per esempio, per il Rinascimento italiano e anche per questa cultura di cui dobbiamo accennare stasera, è importante sapere la storia culturale di quel grande secolo che a Bisanzio precede la caduta. Non sempre la decadenza economica e sociale di un paese è accompagnata con un parallelismo meccanico a una decadenza culturale. È un grande secolo il XIV e il XV secolo a Bisanzio, anche perché è pieno di intellettuali e, diciamo così, impegnati a pensare il disastro, a pensare alla contraddizione. I geroglificati o Apollo sono un libro molto letto nel XIV secolo, è molto copiato. Non so cosa ci trovassero, ma lo copiano. Detto così perché io provengo da una scuola, quella di Garen, e io ne ho un po' fin sopra i capelli della parola ermetismo, esoterismo, eccetera, eccetera. Sono la mia gioventù è stata un po' ossessionata da queste cose, da certo, non da Garen, da certo dall'animismo. Sono molto diffidente di queste categorie, così come ormai sono divenuto diffidente da libri sull'ermetismo e soprattutto dal libro sull'ermetismo in giorno 1 della compianta signorina Yeats, che era certamente una gran donna, ma credo che sia un libro sbagliato. Tutto sommato, però non bisogna cadere nell'eccesso opposto. Ecco, per esempio, il Corpus Hermeticum, cioè i 18 trattati di Ermete Trismegisto tradotti da Ficino nel 63, sono stati meno letti di quanto si crede. Era un po' una fissazione del mio maestro Yeats che tutti leggessero sotto banco quello lì. Sotto banco niente, i primi libri proibiti quando la Chiesa e altre autorità si sono allertati contro i libri, per la crisi protestante. Se io vi facessi vedere cosa si poteva pubblicare a Firenze nel 1488-89, vi si rizzerebbero i capelli anche a chi non ha capelli. È la roba religiosa. Ci si trastulla con forme di neoplatonismo pagano, e ci si trastulla, la Chiesa lascia che ci si trastulli, la Chiesa lascia che ora Apollo e l'ermetismo venga fatto oggetto di un ciclo di affreschi negli appartamenti del Papa. Parlo degli appartamenti della cosa del pittorico, dell'appartamento Borgia, che è pieno di moda egiziana e di simboli egiziani, qualche volta messi a caso, e non è il caso di spaccarsi la testa, sono proprio a caso lì come un elemento decorativo, e qualche volta non bisogna sempre starci molto, molto attento. Prova ne sia il problema metodologico che noi abbiamo con l'iperotomachia polifili. Nell'iperotomachia polifili elementi ermetici ed elementi egiziani sono sparsi, ma non a caso per ornamentazione. C'è un disegno che in parte non riusciamo ancora a capire. Tenete presente che per capire che noi abbiamo tanti secoli una ammirazione per il discorso astratto scritto in pagine. Kant e non possiamo farne a meno. Poi andiamo a qualche mostra dove qualche artista ci dice di avere racchiuso in un quadro un concetto. Però molte volte può essere un'arte moderna, roba brutta,
dobbiamo conoscere il concetto per sapere cosa c'è sotto questo travestimento visuale. E quindi certe volte ci appare, ma anche la buona, il libro di simboli antico ci appare una visualizzazione di un concetto o di una serie di concetti, tra l'altro adatta alla memorizzazione quando questo emblema venga usato nella scuola, cioè per giovani, però poi sostanzialmente l'adulto si impadronisce del concetto e quello sulla porta dietro tutta la vita. Ecco. E quindi sostanzialmente noi non cogliamo mai nelle prefazioni, che so, al libro dell'Orografica di Fasanini o nei libri di emblemi, una buona difesa precassileriana, direi, dell'emblema. Direi del fatto che certe volte bisogna pensare solo e per concetti. E ci sono alcuni nessi, alcuni tratti, in cui si può pensare soltanto per immagini. Ci credo, non ci credo, io non mi so dire. Questa cosa io l'ho trovata dopo tanti anni soltanto in un libro, molto tardo, cioè che si pone alla fine di questo percorso, scritto da un uomo che sta scrivendo di tutt'altro che di simboli e sta ripensando tutta la sua vita, che se ne sta andando in frantumi. Penso che leggendo, per un lavoro che doveva fare, un enorme volume di Alberto Pio, principe di Carpi, contro Erasmo, ma sostanzialmente poi anche contro Lutero, del 1525, una meravigliosa cinquecentina uscita a Venezia nel 25, è un libro massiccio, libro di 700 pagine, è un po' scocciato di dover esaminare e leggere, ma poi in realtà a un certo punto ho visto che il conte, che era nipote di Pico, di Giovanni Pico, era l'unico nipote di Pico presente alla morte di Pico in quel novembre del 94 a Firenze. L'altro nipote, Giovan Francesco, amico, i due cugini erano amici, Giovan Francesco era lontano. Questo Alberto Pio, che aveva perso Carpi, perché era del 26 della cinquecentina, Carpi era persa per felonia, perché si era accostato al partito francese, Carpi è persa per sempre, Pio nel 1525. È entrato già al servizio della Francia come diplomatico e ormai, stando in Francia, scrive questo libro. È un libro contro Erasmo e contro Lutero, quindi impegnato in maniera fortemente nella polemica teologica che si fa a suono di citazioni evangeliche e patristiche e ahimè scolastiche. Ma a un certo punto lui deve ritornare sulla cosa accennata dallo zio Giovanni per quanto riguarda la difesa che lo zio Giovanni fa dello stile scolastico. Senza eleganze, crudo, secco, tagliente, un tratto nero sulla parete bianca, chiarissimo, che mostra che quando è letto il lettore non viene distratto dalle eleganze, ma segue il filo dell'argomentazione, la concatenazione dell'argomentazione, la vede subito la concatenazione dell'argomentazione e se non c'è se ne accorge subito. Allora, e c'è anche lì un contro, il nuovo attacco allo stile scolastico di Erasmo e poi di Lutero. Tra l'altro Erasmo non l'aveva mai letto, gli scolastici non l'avevano mai, Erasmo non conosceva i grandi scolastici né del XIII né tampoco del XIV. Lutero invece ci aveva passato anni e anni, soprattutto sugli scolastici più difficili, quelli occamisti, quelli del tardo XIII. Ma anche Lutero degli anni dopo il 17 è un Lutero che fa delle tirate contro lo stile scolastico. E allora c'è una bella difesa di Alberto Pio dello stile scolastico. E cosa tira fuori?
tira fuori questo fatto che lo stile scolastico è come i geroglifici egiziani, dice Pio, ed evidentemente si ricorda della sua gioventù quando dava i soldi per Aldo e quando frequentava le elite bolognese e veneziane che trescavano o giocavano con questi. Com'era bella questa civiltà egiziana, dice, ad ogni segno corrispondeva un concetto, non un fonema, ed era chiarissimo quindi tutti potevano vedere il segno e capire il concetto, dunque era una società dove non c'erano analfabeti, figurarsi, non sapeva niente di cosa era la civiltà egiziana, la civiltà degli scribi, addirittura tre ordini. Ma c'è questa proiezione sull'Egitto antico come società non di analfabeti, che tutti potevano leggere. E poi ad ogni simbolo corrispondeva un concetto o un sincategorema. Un concetto è sedia, palazzo, il sincategorema è perché le congiunzioni, ma rappresentarle con un ideogramma. Questa è una civiltà in cui, dice lui, non ci sarebbero state controversie teologiche e dove si arriva subito alla verità. È una strana, è una curiosissima pagina, da dove si vede che il vagheggiamento del geroglifico, per esempio, il primo simbolo che mi è venuto sotto mano, poi si parlerà magari di altri simboli, il vagheggiamento del geroglifico deve avere avuto sotto anche questo, così come un altro vagheggiamento che non porta alla cultura pittorica, è il vagheggiamento di una lingua naturale, in cui la lingua naturale è un vagheggiamento impossibile. Cos'è la lingua naturale? La lingua noi la possiamo concepire soltanto per convenzione. Il fonema cane nella mia lingua vuol dire la cosa ben nota, in finlandese vuol dire un'altra cosa. C'è questa cosa tra Pico, i cabalisti e anche in parte Alberto Pio, e questo però è soggiacente alla civiltà simbolica, questa illusione che ci sia stata una lingua originaria. L'uomo non corrotto, la lingua originaria vuol dire il primo fonema che è stato tirato fuori, prolato dall'uomo non corrotto quando ha visto la cosa. Ha visto la cosa e è penetrato nella sua essenza. Quando ha visto l'essenza, contemporaneamente si è creato nella sua fantasia fonetica un fonema. Quel fonema lì è un effetto della prima visione dell'essenza. Dunque è inerente per natura all'essenza. Quello è il linguaggio naturale. Linguaggio naturale che si corrompe sempre, per cui ci si deve mettere d'accordo con linguaggi di convenzione. Voi lo sapete che linguaggi di convenzione, per noi vogliamo dire linguaggi in cui ci si è messi d'accordo con l'uso di certi fonemi, ma voi lo sapete che molte volte nelle linguistiche primitive, cinquecentesche e medievali, si poteva addirittura credere a un congresso di dotti che si metteva d'accordo per creare dei fonemi e per creare delle lingue artificiali. Per Dante e per alcuni altri il latino era una lingua artificiale creata a un certo punto all'inizio dell'Evo Antico da una elite di dotti che si erano messi in testa di dare legge alla anomica lingua naturale, per cui per esempio al tempo di Dante, ma ancora Leonardo Bruni ci credeva, potevano credere che Cicerone parlasse con la moglie e con la serva in una loquela simile a quella che sto parlando io. La scoperta degli umanisti più tardi che i latini parlavano in latino anche in casa e anche a letto fu una cosa importantissima. Lo scopritore è quello che ha subito insistito molto, è Flavio Biondo da Fiume.
spaziale importanza di questa pagina di Alberto Pio è l'unica pagina di un certo impegno filosofico in difesa del simbolo. Tu guardi un simbolo e subito un concetto, e questo linguaggio è per tutti, è veramente un linguaggio per tutti, in cui non ci saranno dei dotti, in cui non ci saranno dei ragazzi, come dicevano gli Speroni, che dovranno passare 9 anni sul latino e il greco. Gli anni migliori, dice, perché per lo Speroni il mondo non va avanti, perché ogni generazione deve passare dai 3 ai 9 anni per imparare le lingue classiche, quindi bisogna finalmente, come diceva Pomponazzi, fare filosofia in italiano. E Lascari gli diceva: guarda, non si può fare in italiano, non si può neanche pensare in italiano, quando si pensa o in latino o in greco. E Pomponazzi gli dimostra in un dialogo meraviglioso trascritto da Speroni nel dialogo delle lingue che si pensa in tutte le lingue, come diceva lui, anche in dialetto mantovano. Questa pagina di Alberto Pio, che è una pagina veramente splendida, andrebbe messa in antologia. È una pagina che credo si ricordi delle cose giovanili, addirittura prima che andasse a Venezia, quando negli anni di Ferrara, quando era vicino a gente, a Ludovico Ariosto, ad altri, quando era un principe che si univa a persone anche di grado sociale inferiore al suo. È l'Alberto Pio a cui Ariosto indirizzò quella poesia, dove mutila purtroppo latina, in cui l'Ariosto fa la delineazione di questa città ideale, città di mezzo di Monopoli. Però vado molto presente una cosa per Bologna. Allora, abbastanza presto, in due prefazioni, per esempio, in prefazione in parte a Cotro, ma una prefazione a un libro napoletano del 1520, adesso non sto a citare, serve per vedere come da Napoli si giudicava all'umanesimo 1520, ma questo vale anche per prima, all'umanesimo dell'Alta Italia. E la cosa si caratterizza così: l'umanesimo filologico di Firenze, di cui alcuni si chiedono ma cosa serve? Cioè, a cosa servono questi? Si dice, per capire meglio gli scrittori classici, ma questa minuzia dei corsi di Poliziano, questa ascesi filologica anche per recuperare un nome di luogo, se non è meritus, e invece questa voglia di restaurare questo alcuni della scuola poliziana sentivano in parte la sterilità della scuola filologica. Sterilità vuol dire questo: se non si è scuola filologica, poi si può finire a scuola di umanesimo moralistico. Ma vuol dire questo: noi non ci lamentiamo più di queste cose, ma allora furono tante. Quando vai alla lezione di umanità, ci vanno soprattutto a persone che si devono poi laureare in altre materie, sia medicina che giurisprudenza, ma vogliono imparare a parlare e a scrivere bene. E poi vogliono finalmente la lettura e il commento di poeti che hanno cominciato a leggere nella scuola cittadina, nella piccola scuoletta umanistica cittadina corrispondente al nostro liceo. Chi è di fronte a Pio e poi al Bocchi, tre grandi maestri di umanità o di poesia, chiamatelo come volete, sono molte volte delle persone, non ce la vado a mettere, o c'è qualcosa di simile, ma sono sostanzialmente dei medici, degli avvocati, dei futuri medici, o sono dei signori come Pio, il cardinale Ercole Gonzaga, che
sono venuti a studio semplicemente per studiare e che si guardano bene per prendere la laurea. Questa cosa qua che dicono che i due piccoli hanno preso la laurea a Bologna, non la dovevano prendere perché la prendevano soltanto i poveretti che avevano bisogno del diploma. I due Pico o il cardinale Angelo Gonzaga non si laureano. Sostengono con lode alcuni questioni dei circoli, ma non fanno l'ultimo atto della laurea, assolutamente. E chi sente il commento del Beroaldo, il commento del Bocchi, il commento del Pio, sente un commento che è anche filologico, è un commento storico antiquario, largamente enciclopedico, ci ritornerò sopra, largamente enciclopedico, cioè ci ritornerò sopra, però sostanzialmente vuole che il professore sviluppi il pensiero dello scrittore antico in senso di insegnamento morale, cioè per tornare fuori dall'aula convinto, scusatemi la parola, della bellezza della virtù. Ecco. Se va a Firenze poi invece, da come vediamo i commenti soprattutto del Poliziano, che sono appunti degli studenti, noi vediamo un umanesimo filologico, noi vediamo già Pasquali e Bignone, già Sebastiano Pimpanaro, si può combattere perché per far vedere per esempio che laddove nella poesia esametrica latina tu trovi un trocheo è sempre per corruzione di una lezione, non può esserci un trocheo. La scuola bolognese se ne frega di queste cose. Ci sono nel commento di Beroaldo, lo sanno bene il latino, sanno anche la metrica, ma sono estremamente trascurati rispetto al mondo fiorentino. Ci sono Beroaldo commenta Properzio nell'85, lo stampa, ma voi noterete che commenta parole che hanno degli errori di metrica. Ora voi lo sapete benissimo che Beroaldo è un grande umanista e che un esame per un pentametro lo teneva benissimo in mano, anzi ne faceva, ma il testo del suo Properzio e il suo commento si riferiscono a un testo metrico. Questo non sarebbe possibile nella impettita Firenze, la impettita Firenze dove c'era tra l'altro di già una divisione di discipline tale che è inutile che il professore di retorica o di umanità o colui che commentava Orazio, Virgilio, Cicerone, eccetera, eccetera, e anche inizialmente già qualche scrittore greco, era inutile che facesse degli excursus filosofici, perché già, c'era già vicino un collega o una bibliografia che ti poteva rimandare. Nei commenti, non in quei libri che si chiamavano miscellani, abbastanza refrattari sono i fiorentini agli excursus. Ora, i commenti voi, e qui però, ora vi farò vedere come questo attiene alla cultura simbolica. I commenti stampati, non i quaderni degli appunti di studenti, di umanisti bolognesi, Beroaldo e Pio, dico soprattutto, sono pieni di excursus, nel senso che il professore prende l'abrivo da un punto, da un passo, per dare delle notizie storico-antiquarie, magari su quel punto delicatissimo che è la religione. Poi da lì va a una esemplificazione morale, perché lo studente o l'uditore sia constabilito bene nei buoni costumi, e poi ci mette la faccia e racconta come ha fatto lui, o bene o male, in situazioni simili. Bisogna sposarsi, non bisogna sposarsi, e Beroaldo racconta la storia del suo matrimonio. Quando, arrivato a 50 anni, soltanto la parola moglie lo faceva andare in bizzire, era una parola terrificante, moglie.
Però quando vide Camilla, quando vede Camilla Paleotti, tutto. E lui che aveva scritto in un commento una messa in guardia degli uomini letterati contro il matrimonio, si sposa Camilla Paleotti, la figlia di un'eminenza grigia del vicino di Tivolesco, cioè Vincenzo, il giurista Vincenzo, che non è 17enne. L'inverno che si sposa alla primavera, 17-50, e vivrà con lei pochi anni, 6 anni, e poi morirà. Allora si tratta di commenti enciclopedici. Cioè, quando un ragazzo andava a sentire un corso su Libero Proterge, non parliamo solo con lei, e attraverso vari excursus tenuti su senza bisogno di chiedersi c'entra o non c'entra, poteva avere la mente ammobiliata di concetti e conoscenze del moderno e dell'antico o del medioevo, riguardanti cose lontanissime del testo. Si vede per esempio l'excursus sull'origine dei Guelfi e dei Ghibellini di Beroaldo contenuto nel Comunità Progressio. Attraverso vari passaggi si finisce a spiegare perché gli italiani sono faziosi. E si dice Guelfi e Ghibellino chi erano? Erano due demoni inizialmente, no, erano due persone, lasciamo stare. Questo si trova varie volte, perché ricordatevi che per gli umanisti era molto più misteriosa la storia medievale della storia romana, si era persa il polso della storia di 2-3 secoli prima. Dunque è un umanismo moralistico, con una gran voglia di chiacchierare e di tradurre corposamente i concetti in immagini. Il professore di retorica fa delle splendide, non solo fa delle splendide lezioni, un po' simile a una macchia d'olio che si allarga in varie direzioni, con varie forme, ma fa anche delle meravigliose prelezioni, che sono tutte prelezioni moralistiche. Giustamente, venite qua e a sentire la mia lezione su Plauto, perché ne uscirete migliori dal punto di vista, non più dotti, migliori dal punto di vista dei costumi. Il latino in cui scrivono è un latino diverso da altri latini, un latino espressivistico, gabriano, che non arretra a prendere vocaboli e giunture verbali da qualsiasi età della latina. Non va a cercare soltanto un Cesare e un Cicerone, tant'è vero che a Bologna si cadrà in un eccesso ridicolo. Ci sarà Giovanni Battista Pio, che nella sua gioventù poi abbandonerà, si tenterà di parlare soltanto come i latini parlavano, scrivevano al tempo di Catone, cioè 200 anni al tempo tra la seconda e la terza guerra pubblica. E quindi creerà con alcuni libri, alcune lettere e alcune sue lettere un latino grottesco, spettrale, assolutamente come se si fosse con il piattino evocato, o con Giuseppe Palladino avesse evocato il vecchio Catone che parlava con il suo latino dalle rustica. Il suo maestro Beroaldo fu inorridito di questa, finché si arrivava alla Puleianesi, finché si arrivava a, che era stata poi anche anche il programma linguistico del poliziano, finché si arrivava a fare un melange di Cicerone, di tutta la latinità, anche gli africani, cioè Tertulliano e quel poco che non conoscevo, e a cui io bene, se si arriva a questi arcaismi alla frontone, no? Non riesco a darmi l'idea di cosa sono alcune prose di Giovanni Battista Pio della fine del 400. Sono cose da fare in orridire, sono cose. E è una febbriciatola che gli dura una decina d'anni, poi gliela fa passare anche il mercato. Vede, gli studenti vanno via. Lo fischiano,
lo fischiano. C'è uno studente tedesco a Bologna che dice che tutti lo chiamavano fisiculanti, perché c'è un verbo arcaico latino attestato una o due volte che vuol dire cercare, quelle, che vuol dire fisiculare, ma nessuno. E lui, Pio, lo usa continuamente, fisiculare, e quindi fisiculanti, il gerundio dativo. E quindi lo chiamano fisiculanti, soffiando, perché Pio pare che soffiasse un pochettino, avesse la zeppa, avesse. E, è umanesimo, volentieri che chiacchiera, volentieri che esemplifica moralmente, volentieri che si apre ai pittori, agli intagliatori, perché si faccia una traduzione immaginativa e pittorica di concetti o di assemblaggi di concetti, perché il simbolo può essere un simbolo complesso. Il Bocchi che creerà questo libro di simboli, fatto così: incisioni, un titolo incisioni e poi una o due liriche molto belle a commento del concetto. Per esempio, prendo uno dei simboli più famosi, perché Cantimori ci proiettò sopra alcune cose che sarebbe anche troppo lusinghiero credere di Bocchi. Cantimori era convinto che dietro Bocchi ci fosse un'accademia, questa accademia c'era chiarissima, ma dentro ci fossero degli evangelici e addirittura peggio, anabattisti. In realtà io credo che il Cantimori sopravvalutasse la dirompenza e di audacia di quella elite bolognese, molto rispettosa dell'ordine. Io credo che siano stati tutti attraversati dal movimento di riforma dei Saloreto, dei Debo e dei Contarini, ma che non abbiano mai voluto aderire all'evangelismo riformato, né tampoco all'anabattismo, perché non era gente che socialmente voleva l'eversione dell'assetto politico religioso. Matrescavano semplicemente con un po' di paulinismo. Quindi il simbolo, molto bello, sul fatto che una cosa si deve avere in cuore, una cosa sulla bocca, ma non è un simbolo che non rimanda a chissà quale regola segreta vigente nell'Accademia. È che nel mondo, nel mondo non si può mai dire, anche nel mondo migliore possibile, non si può mai dire quello che si pensa, non lo si deve dire, perché potrebbe essere anche non giusto, capito? Si avrebbe una ridicola in noi uguaglianza tra verità e sincerità, non si può. Ogni insegnamento umanistico sin dalla con singole o con vivide descrizioni insegnato la necessità. Chi te le insegnava? Oltre forse ai genitori, ma molte volte lontano dai genitori, chi te le insegnava che questo era un mondo in cui non si doveva? Molte volte il giovane dice, senza saperlo, a un vecchio delle cose che questo non vuole, credendo che il vecchio sia pronto ad accogliere. No, cioè ci deve essere qualcuno che gli insegna che non si deve dire tutto ciò che si pensa, cosa cui il giovane si ribella. Quindi in tutte le culture moralistiche ci saranno cose del genere illustrate da simboli, che sono simboli meravigliosi. Cioè, tu, dato che c'è la scoperta dei classici, c'è una stura di simboli di tutti dei greci del silenzio. Non è detto che i simboli del silenzio, che ricorrono parecchie volte, non di più, rimandano alla vita politica, non alla vita religiosa, alla vita politica anche soltanto di quando Bocchi deve fare il massacro della Cannella Grossa. Non può aspettare neanche il presidente, ecco, anche se
Bocchi, lo stesso Bocchi aveva un professore strano, professore più ricco di tutti, cioè oltre che professore e storiografo del Senato, è un uomo ricco, aveva delle terre e si era costruito un palazzo eccezionale, mentre Veroaldo e Pio erano due volte strani. Io soprattutto, in questi giorni un giovane sta guardando nell'indice Masini la situazione economica di Pio, è una situazione disastrosa, una situazione, è un, veramente con Bocchi no, Bocchi è un uomo molto, andate lì in via, una volta si chiamava via dei Bocchi, non so come si chiama, via Goito, via dei Bocchi si diceva, dove andava alle feste Giulio Cesare Croce fu preso in carcere una volta perché era in via dei Bocchi a fare non so che cosa, Bocchi, a parlare del palazzo meraviglioso con quelle scritte in ebraico e in latino. Allora, il Bocchi lasciò per testamento che si sarebbero dovuti stampare tutte le opere lasciate inedite dal suo maestro Giovanni Battista Pio. Giovanni Battista Pio vive, pare ora, dal 1468 al 42 e perde, va fuori moda e rientra di moda due o tre volte nella sua vita. Tutta l'attività di Pio, tutti i commenti umanistici di Pio, tutte le poesie di Pio, non scritte per niente in stile abeliano o in stile accarezzante, ma molto belle, è un poeta notevole, molto simile a quello che sarà il suo scolaro, anche Bocchi è un gran poeta latino. Gran poeta latino vuol dire essere molto bravi in una versificazione difficile, obbligata, versi lirici, ed essere caldi, quindi avevano, fanno qualche, il tutta se chi si mette a vedere tutti i commenti del Pio vede che per esempio c'è questo grande interesse per l'antiquaria, cioè per i pezzi d'archeologia ritirati fuori dalla terra, e per gli emblemi, per come gli antichi hanno rappresentato la virtù, il vizio, il silenzio, tutte queste cose. Il ragazzo che andava a Firenze e poi a Pisa, che so, dal Vettori, faceva molta filologia testuale. Una volta faceva molto più greco, perché chiaramente il programma di studi fiorentino è più grande. I commenti fiorentini non comprendono excursus filosofici, perché c'è già vicino, Ficino, Pico, già di filosofia ce n'è troppa nell'aula vicino. I commenti bolognesi sono molto più interessanti da un certo punto di vista. Il commento di Beroaldo all'asino d'oro da Culeio è un commento che è una grande conoscenza delle religioni misteriche dell'antichità, per quanto se ne poteva avere. È attentissima alla storia dell'arte, è un linguaggio, quello di questi umanisti bolognesi, che è anche soltanto è il simbolo in fieri, un tentativo di essere grafici anche nello spiegare le cose, le minime cose. Quindi io ho voluto insistere soprattutto su questo antefatto ad Bocchi, poi la Rita Angelini mi dirà anche qualcosa sul ho voluto però sul Bocchi. Io per esempio non credo alla sopravvalutazione dottrinale del Bocchi, era un pesce in barile anche lui, però quelle due o tre cose importanti della vita civile, il silenzio, la difficoltà, la giustizia, la difficoltà per un uomo nobile quando è in carica di fare la cosa difficilissima di preporre l'utile civile all'utile al porco comodo proprio, la difficoltà di impararlo, ecco,
questo è il Monkey Lamb. L'ha tradotto in un bellissimo simbolo e in una bellissima lirica. Lirica è un esame. Il Bucchi lavora con roba fina, non soltanto con i soliti vecchi isametri e pentametri. Ecco. E quindi era quasi era quasi un destino se andasse a finire a quel meraviglioso libro che io ho, ma che non trovo, e quindi l'avrei voluto portare qui, dei simboli del Bucchi. Con quelle incisioni del Bonasone, e lì nel 55 e poi nel 74 se ne fa una seconda edizione con gli stessi rami. È uno dei più bei libri del Rinascimento italiano, dopo l'Etnologia Bolifica come bellezza, è come il proto, l'incunabolo della letteratura simbolica, sono che abbiamo fatto lasciare, ecco, chiaro, che sono del 31-32. Ma sono divertito. Invece gli emblemi del Bucchi sono pareti, sono un grosso libro. C'è un'altra cosa che forse bisogna sgombrare. La sapienza ermetica, l'uso delle dottrine di Ermete Trismegisto. Chi legge? Corpus Ermeticum, cioè i 18 trattati tradotti da Ficino e il meraviglioso che già tradotto nel IV secolo Asclepius, è probabile che qualche problema che corra dei pericoli per la propria fede, se è molto giovane e non sorretto, è successo a molti di pigliare, di diventare apparentemente dei cristiani, ma sotto dei neoplatonici ermetici. Il Ficino ha corso senza dubbio questo rischio, poi ha capito che in realtà la filosofia neoplatonica è anche ermetica, perché la filosofia ermetica è una filosofia, i libri di Ernest Trismegisto sono delle cose fasulle, che loro credono antichissime, alcuni come il Nazareno credo che siano più antichi della Bibbia, in egiziano e tradotto in greco. Ficino corregge il tiro e dice che sono più recenti della Bibbia e che quindi Ermete ha imparato da Mosè e non il contrario. Però anche Ficino crede che siano scritti molto antichi. Questi scritti molto antichi cosa danno? Danno sostanzialmente l'immagine di una religione semplificata. Quale probabilmente la religione è? Se noi proviamo a pensare il concetto di Dio lontano da ogni rivelazione. In più c'è qualche ciafoglio egiziano del metodo, ma sostanzialmente ti puoi innamorare del metismo per la sua semplicità. Sembra la religione naturale, sembra una religione o razionale o naturale. Diverso naturalmente è, per esempio, se tu leggi il libro di Procolo di Plotino, lì ci sono, è una più ardua dottrina. È una quarta dottrina. Ora è chiaro che il corpus ermetico potrebbe fare rischiare qualche cosa dell'educazione religiosa di un giovane, e cioè potrebbe dissuaderlo dalla religione rivelata. Questo è successo, ma a questo abbastanza presto, prima che la Chiesa fosse isterica, alcuni Ficino stesso dice: quella è la forma incoativa della religione, poi arriva la rivelazione sopra che aggiunge qualche cosa d'altro. Tra l'altro Ficino era convinto che più di Platone si sapesse, più di Ermete si sapesse, più uno arrivato a dunque rimaneva conquistato e convinto dei dogmi cristiani, cioè credeva che con la filosofia aristotelica si facesse un'apologetica che finiva la discredenza. Con la filosofia platonica ci si avviava via più al cristianesimo, un cristianesimo dotto, molto dotto, un cristianesimo con due piani, uno un po' per il popolo, devozionale, pieno di cerimonie, e un cristianesimo dotto, intimo, come quello che sarà il cristianesimo offertoci da Erasmo. Però è chiaro che anche nei Bocchi c'è la cultura ermetica, puntualmente precise citazioni del corpus ermetico, che sono 18 trattati, purtroppo non di un unico autore, però di un autore
probabilmente del secolo vivente nella cora egiziana del primo secolo d.C., con una gran voglia di presentare le dottrine greche in veste egiziana. E ora si sa anche un'altra cosa, con una gran voglia di grecizzare alcune dottrine che sono veramente della filosofia dei tempi greci. E sono idee chiarissimamente, non è un caso che la grande tradizione teosofico-massonica abbia preso il corpus ermetico, quella seicentesca e settecentesca, abbia preso il corpus ermetico, anche magari nei trattati che sono venuti fuori dopo, la Core Cosmo che è venuta fuori nel corso del Cinquecento. Solo una religione che può far correre seri rischi alla religione rivelata, che sono tradotti in alcuni simboli del Bocchi, tradotti molto bene, ma cosa tradotti vuol dire tali che tu non ti ricordi della, tu non ti ricordi per niente del carne del Bocchi, ma riguardando nella tua mente, nell'immaginazione, la pagina con la incisione, ti ricordi di tutto il concetto, ricordate ad esempio della funzione mnemonica, della funzione mnemonica di questi libri per i giovani e del fatto che vedere un'immagine per un uomo del Cinquecento, o ricco o povero che fosse, era una cosa eccezionale, perché non ne vedevano mai le immagini, le vedevano nelle chiese, non avevano beati loro la televisione e altre cose. Allora lo trovate, siccome c'è scritto ermetismo, lo trovate l'ermetismo, ma sappiate che è un ermetismo già da ormai da 30 anni ricondotto dovutamente, cioè normalizzato senza bisogno di levarne dei pezzi, ma di cui si dichiara che la forma è l'insegnamento sugli dèi che lo Spirito Santo, che spirava nel mondo anche prima della venuta di Gesù Cristo e che stava preparando il cristianesimo, e che era una religione più volentieri legata alle parabole, al pittorico e all'immaginale di quanto poi sarebbe stata la teologia filosofica medievale, che è poi quello che diceva Pio. Dice, io leggo i grandi scolastici, ma ho nostalgia di quando la teologia si faceva con degli ebrei. Ora, io ho parlato abbastanza, credo. Io non ho insistito proprio sui simboli, non ho fatto una lezione cassidegliana. Vi ho detto quel poco che so di cosa prepara la schiusione di queste sale, di questi palazzi e soprattutto del libro del Bocchi. Io credo che la Rita farà vedere poi anche molte fotografie. Bisogna vedere. Andate in biblioteca e chiedete una predizione del Bocchi, ma chiedete l'originale, non quella brutta che stampa la strada che è stata fatta, nera. Chiedete proprio l'originale. Ne avete diritto tutti, ce ne sono parecchie copie nelle cose bolognesi. Io spero di ritrovare la mia copia. Bene, grazie allora, molto. Una lezione ricchissima naturalmente e anche con una capacità di tradurre in non attualizzazione, ma in un linguaggio attualizzabile, non attualizzato, molti concetti che sono complessi e che derivano da quella vastissima conoscenza che è il nostro oratore, che ha detto poco che sa, fortuna se sapesse davvero molto. Noi lo ringraziamo e io ho preso tante cose, ovviamente sono realtà che non conoscevo se non termini genericissimi e ingenui. Se qualcuno di voi vuole chiedere, approfondire, avere chiarimenti, a me è sufficiente quello che ho saputo, per me è sufficiente, ma voi forse siete più esperti di me, l'interesse con il quale avete seguito questa lezione lo testimonia, e quindi siamo qua. Prego. Per avere un'idea, qual era l'emblema del nobile, nelle difficoltà del nobile, chiamiamolo politico,
insomma, che era nella vita civile. Per esempio, dunque, nella poesia c'è una rappresentazione poi ci possiamo mettere qua, ve lo faccio vedere. C'è una poesia, c'è un emblema, che è la prima figurazione, una delle prime figurazioni di quella macchina che si chiamava la zitella, che è un'antenata della ghigliottina. In realtà era una strana macchina dove uno metteva la testa sotto e cascava, ma è molto. Allora, c'è uno, prende l'abrigo da un dei la comica apofzemata di Plutarco, cioè famosi detti di spartani. C'è uno spartano che viene condotto a morte ed è allegro. Dice: io ho peccato, questo è il mio contrappasso. Cioè io vi faccio vedere che questa è la fine del vizio. Io non sono più vizioso, ma così devono andare le cose. Io adesso ho fatta mia in carcere durante il processo, ho fatta mia la legge immanente al mondo e che fa funzionare bene le società civili. Quindi c'è questo condannato a morte che va all'epoca di ghigliottina. E lì c'è una, naturalmente, la complessità della situazione, sia psicologica, sia della trasformazione che il condannato a morte ha fatto in carcere, introiettando dentro di sé la legge che non gli fa comodo perché gli tronca la testa, ma che sostanzialmente ha imparato ad amare, cioè una legge per cui lui deve uscire da sé. Questa, quando si tradurranno le difficili poesie del Bocchi, si vedrà che lui queste cose le ha considerate. Cioè il Bocchi vive alla fine. Alla fine della città signorile, che si ricorda abbastanza bene della democrazia oligarchica precedente alla città signorile e che sta andando verso il grande abbraccio dello Stato pontificio, dello Stato assoluto, dove il Senato, una delle ragioni, io credo che lì abbia ragione. Addirittura i cattolici, per quanto riguarda l'eresia a Bologna si riduce a poco e rimangono eretici persone che non hanno niente da perdere, tipo i maestri di scuola, quelli che socialmente sono i non integrati e che sono abituati ad avere casa dappertutto e possono fuggire. Dunque la nobiltà nel 40-41, Bocchi ivi compreso e altrovanti, flerta con il beneficio di Cristo. Poi non è possibile, o siccome hanno, come diceva Ricciardini, il culo terroso, non hanno il culo danaroso, non si possono andare da altre parti, e siccome i loro cadetti e terzogeniti dipendono sempre dalla Chiesa per le prebende, lì bisogna fare qualcosa. Allora cosa si fa? In parte alcuni rientrano nel loro foro interno e hanno una religione che è diversa da quella religione, vanno a messa e poi magari leggono Lutero, però questo può durare una generazione sola. Ma cioè, durare una generazione sola, lì veramente anche quello che Vito Dall'Oglio ha scoperto delle religiose bolognese, anche dopo l'apertura dell'Inquisizione, sulle eresie bolognese degli anni 60, sono trovate delle belle cose, sono tutti di condizione artigianale popolare. Il Bocchi era un patrizio, non era delle famiglie senatori, ma delle famiglie della seconda nobiltà abilitate all'anzianato. E non si scherza. Anche se nel pontificato di Paolo III e Giulio III si può ancora scherzare con l'Inquisizione e con Paolo IV non si potrà più scherzare, cioè li lasciano affrettare, ma non sono proprio loro, cioè quello che a loro importa sono alcune cose che loro hanno imparato più che dal Vangelo e da San Paolo, alcune poche cose, quello che hanno imparato in Cicerone, nel De Natura Deorum o nel Testi Ermetici, ma molto legati.
C'è una battuta di Bailey molto bella. Dice: ma questi stanno proibendo questo, quest'altro, mi dice Romano. In realtà non si rendono conto, le più grandi eresie sono in Lucrezio e nel De Natura Reorum, dice, cioè non hanno denominazione. Questo non le puoi proibire perché sopra c'è la faccenda della scuola classica, ma in realtà quei testi lì continuano per secoli e secoli, anche nella cultura benedettina, a buttare veleno, a buttare veleno. Ora, e quindi ci sono, nelle brevi di Bocchi, ci sono problemi delle contraddizioni sul governo. Quella, Bocchi scrive un'opera inedita, di cui ci sono vari prospetti, un'opera inedita per un farnese del 42-43, dove si criptocita Machiavelli, è in latino, questa bisognerebbe pubblicarla, non è neanche un 30-40 pagine, ma si criptocita Machiavelli, cosa vuol dire? Tanto vuol dire, siccome Machiavelli negli anni 30-40 è letto da poche persone, è Machiavelli prima di essere messo all'indice, ma sostanzialmente è importante vedere, dunque c'è, è molto amico di Guicciardini, Bocchi, c'è una lettera di Bocchi a Guicciardini universitario, una brutta copia ma c'è, e la voglia anche di Bocchi di leggere i testi più aggiornati sulle leggi del corpo sociale che sono quelli di Machiavelli, non era certamente la gnosa letteratura moralistica bolognese tardo quattrocentesca. Moranti, ecco, per carità di Dio. Beh, cioè, questa cosa qua andrebbe. Cioè, ci sono criptocitazioni di Machiavelli e del Tone. Bene, vado a cercare. Grazie mille. Prego. Sì, sì, riferimento alla struttura enciclopedica, no? Che è stata questo, questo detto, poi ci ritorna nel tempo. Tu puoi la puoi fare? No, lì è l'unica cosa in cui sono d'accordo con la scuola italianistica bolognese. Quando ci fu il contrasto tra i fiorentini e i bolognesi, i fiorentini quando sono maleducati, e sono dei cafoni, e dice il nostro commento enciclopedico, è un commento enciclopedico, avevamo ragione i bolognesi. Loro sono più bravi in tante cose, tu sai bene che sei stato dottore di ricerca a Firenze, ma il nostro, il commento del Beroaldo, i commenti di Beroaldo e di Pio, il commento a Valerio Flacco di Pio, il commento a Cicerone di Pio, sono fatti, non c'è più bene cosa vuol dire, non so, voi lo sapete che leggere un'enciclopedia è noioso, però leggere per esempio Bale è molto giocondo, perché Bale ti attacca al corpo dell'articolo centrale un sacco di appendici, ma queste appendici sono attaccate non come si appiccica una stoffa a un'altra stoffa, sono proprio inserite e fatte nascere dentro, quindi si sviluppano al corpo centrale in maniera di vegetazione, di vita, non di semplice apposizione. Allora il commento bolognese certe volte avrà fatto scandalizzare i lettori di altre parti d'Italia, perché è come il dizionario di Bailey, da un argomento si va a finire a un altro argomento che non c'entra niente, costringendo il tipografo a stampare due pagine di commento dove non c'è il testo, capito? Allora, nel mentre che, siccome il ragazzo prenderà scienza soltanto se gli si unge di soave liquore le cose, intanto il ragazzo che legge Virgilio sul punto della mens o sul punto del ramo della Sibilla si ficca in testa e si mobilia la testa con un sacco di altre cose e magari che gli serviranno poi per altre letture e magari anche apprenderà qualcosa sul privato del suo maestro. Che non guasta, perché se alcune persone fanno i moralisti, devono anche dichiarare come si sono comportati in certi momenti. Famose sono le cose del Beroaldo, dove il Beroaldo dice che ho sbagliato, qui sono stato un vigliacco, qui sono stato
latino. Quindi noi bolognesi abbiamo inventato i libri. Sì, è vero. Cioè c'è questa cosa di Beroaldo è una persona amabilissima, si vede dallo stile, c'è questa amabilità del Beroaldo e questa cosa di sapere dire non lo so. Cioè il commentatore fiorentino, ma anche per Petro, è onnisciente e il Verano dice non lo so, non so abbastanza greco, ma insomma, un uomo del genere va baciato. Bene, ringraziamo ancora il nostro amico e oratore bravissimo e ci diamo appuntamento al prossimo giovedì, che già è stato anticipato molto di quello che potremo forse anche con le immagini ci saranno sì, certo. Ci ha deprivato di immagini ma li ha costruite con la parola.